E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vedremo la pistola leggendaria Girl Blaster Elite. Se non sapete dove trovarla, al momento questa è un'arma esclusiva della versione Deluxe o Ultimate di Borderlands 3. Potrete, se avete una di queste versioni, riscattarla dalla posta in qualunque momento, una volta per personaggio. Cosa voglio dire? Voglio dire che la ritroverete nella vostra posta e di ogni personaggio che creerete. Ce ne sarà una sola, apparirà una volta sola per personaggio e dipenderà dal livello in cui siete. Se siete a livello 1 la potrete ritirare, sarà a livello 1, altrimenti potrete anche ritirarla a livello 65, Chaos 10. Insomma, a voi la scelta. Non c'è al momento altro modo di ottenerla se non tramite le mod o qualcuno che ve la passa. Detto ciò, vediamo quella che ho ottenuto dalla mia posta. Girl Blaster è lì. Danno 4652, precisione alta, maneggevolezza media, tempo di ricarica normale, cadenza di fuoco normale, capienza caricatore 11. Non crollare adesso. Livello Chaos 10, meno 70% danno arma, più 21% cadenza di fuoco arma, velocità proiettili più 94%, zoom arma per 1.5. Allora, due cose. Ovviamente questa è una classica, classica citazione alle Nerf, semplicemente invece di essere il Nerf Blaster Elite è il Girth Blaster Elite, per il resto è identico. Seconda cosa, vedete che ha un meno 70% danno arma e solo 4000 danni a livello Chaos 10. Penserete, beh, cosa fa di speciale quindi? Niente. Semplicemente quando sparate andrà ad appiccicare i classici proiettili delle Nerf. Cerco di mettermene uno di sbieco, così vedete, soliti proiettili a ventosa. Per me, sinceramente, questa è una roba che è stato pagato per mettere dentro perché è un'arma ignobile, senza danni e che lascia sti orribili proiettili sui nemici. Può essere buona forse per fare una sorta di mini guerra tra due giocatori? Ma basta usare un'arma di livello più basso se non si vuole uccidere subito l'altro, quindi non so, non ne capisco il senso. Ovviamente, per quanto sia una torga, questi siano sticky, se ricarico non esplodono. Andiamo quindi a provare la sua tenace, ma vedrete che il danno sarà altamente insufficiente. Eccoci arrivati. La mia build si basa sull'aumentare il danno critico e permettermi di fare più danni critici del solito, quindi non dovrebbe influenzare troppo quest'arma. Proveremo sia con e senza la mia abilità sparizione per vedere se serve oppure no. Partiamo senza, andiamo quindi a colpire il nemico. E state vedendo il problema. Proviamo con l'abilità. Al momento dovrei poter uccidere qualunque nemico con l'abilità attiva, ma vedete che i danni sono assolutamente non presenti e inesistenti. È un'arma assolutamente inutilizzabile. Quindi io vi invito caldamente a non utilizzarla. Bocciata, bocciata, bocciata. Non so neanche perché l'abbiano aggiunta, non è un bonus. Rispetto alle armi base che danno con Borderlands 2 o il pre-sequel, non ha senso quest'arma, letteralmente. Quindi per questo video è tutto. Spero non vi sia piaciuto perché quest'arma non merita. Non vi sia interessato, in questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Royd è tutto, ciao a tutti!